Eccolo! Ciao, sono Gianmarco e dal 2006, insieme a una combriccola di amici, abbiamo registrato oltre 90 puntate di Pronto Chi Bussa, il podcast di amiciamici.com. In attesa delle nuove puntate, vi invito all'ascolto di questo episodio. Pronto Chi Bussa, il podcast di amiciamici.com. Anema? Pronti? Anema? Ci troviamo, vieni. Pronti? Chi bussa? Non lo so. Bussi te, busso lui, busso io, chi bussa? Spero che bussi anche lei delle volte. Provi un po', bussi un po'. Avanti! Vedi? Che bussa? Oh! Ma a tal proposito, sarà un amico? Sarà un'amica? Ma saranno più che amici. Amici.com. Benissimo, ecco. Perfetto, e vai. Tutto questo per dire che... Che abbiamo l'ospite, ma soprattutto... Oh, con la roba che ha già fatto male di cielo. La gnagna, la famosissima gnagna, viva la gnagna. Amici, abbiamo la gnagna qua. Fantastico. Puntata 15. Con la gnagna. Con la passerina. Benissimo. Ci voleva. Saluta. Ciao. Poi promettiamo che ti faremo stare un po' più a tuo agio. Questo inizio sono sempre brillanti. Lascia fare, cara, lascia fare. Soprattutto il ragazzo qua, il cappellone. Ah beh, io sì, Tra l'altro, attenzione, ho un nuovo look, Look, che ho un nuovo look. Va bene? Sì, bello. Faccio vedere anche degli amici in webcam. Venere sono io, meravigliosamente Venere sono io. No, ho guardato. Ho guardato Camera Caffè, niente. Come ce l'ho anche? Vabbè, ce l'ho. Mi taglio i capelli per essere bello. Fai poi un salutino. Ci ricordiamo tutti. Giri con le conchiglie. Dove soprattutto? In giro. Meglio in giro che. Come è? Va bene. Perfetto, quindi abbiamo l'ospite. Balle, sono balle, ma. Ma. Puntini. Quando le stringi. Benissimo. Com'era quel detto popolare? No, non mi avrai, non mi avrai. Vabbè, ma questo qui è tranquillo, perché no. Si dice... Beh, dopo... The ball is ball, but when you streak, it's a dollar. It's a very dollar. In a volta, mi ricordo, quando c'erano giovani. Esatto, anni. Quando c'erano figli. Anni e anni fa. Quindi togli tutto. In the Bronx. Ma lì si stava a Bronx, Vabbè. Amici. Amici, amici. Carissimi, puntata 15. A 15. Relax. Molto relax. Siamo qua in amicizia. Molta amicizia. Invece che abbracciare il ragazzo, abbraccio la ragazza. Vabbè, ovviamente, culo roba, le meglio che una persona. Che culo, sì, lo dico io, che culo, che culo. E meno male che siamo soltanto in audio, sì. Se non si vede, lo sapevo. Poi è difficile, è seduta. Non è no, che... allora, dobbiamo far stare un po' a suo agio questo ospite, che è un ospite speciale, diciamo, va trattato con ogni riguardo. Caffè, cioccolatini, sigarette, acqua, sigaretta, fumello, roba, fumello, no, no. Gringhelli, niente, vabbè. Ok. Ora, ricordiamo anche per chi non ci può vedere in webcam, sì, che è acceso anche... È infamigerato Cero. Cero, quello che la puntata scorsa era alla marijuana. Alla marijuana, ma adesso... È vaniglia, vaniglia. È la vaniglia, è la vaniglia, si sente. Ci ho avuto un flash. Abbiamo la conferma. La ragazza si sta... Si scioglie. Si scioglie, si spoglia. Si spoglia. Tra l'altro mi manca il fatto che io e te... Non rimaniamo più. Non è più come prima tra di noi. Sì, perché per te non lo sai, cara... La nostra fanciulla. Scusami, mi hai colto di sorpresa, se no lo facevo io. Vedi? Vogliamo rifarla questa, la tagliamo dopo, dai, rifacciamo. No. Cara la mia, vai. È buona. No, la rifacciamo. Cara la mia fanciulla. Ciulla. Vedi? Che è molto meglio, vuoi mettere? Eh sì. È cambiato da così a così, eh? Se non è acqua. Pan bagnato. Vabbè. Intanto si sta consumando un dramma. Sì, la fanciulla non riesce ad incendiare la sostanza fumogena, mettiamola così, Accendete, cara. Va bene, ma allora, per rompere il ghiaccio. Il ghiaccio. Sì, e non rompere troppo le palle a chi ci ascolta. Esatto. Ecco, non stressare una fanciulla che qua è quasi gravida. No, scherzo, non è vero. No. Non è vero. Scusa, mi sento anche chiamato un po' in causa, ma... No, non è vero. Sono solo diceria di popolo, ma non è vero, dai. Non è vero neanche la diceria, non è vero neanche lui. Non è vero nulla, non è vero niente, non esistiamo, ciao, andiamo a casa, buonanotte, arrivederci. Ciao, belli. Arriva il tram. Basta, la mia l'ho fatta, scusate. Si disturba, vado fuori. Interregionale per Livorno in arrivo sul primo binario. Strano, avrei detto che dicevi interregionale per Genova. No? No, ok. No. Perfetto. Ero abituato alla tratta Milano-Livorno, io, vabbè. Sì. Non vogliamo sapere. Faceva il corriere della droga, ecco. No, facevo Naia. Facevi Naia. E durante la Naia, per arrotondare, facevi il corriere della droga. Benissimo.
Allora, per far stare se proprio Charva niente, devo tenere il segreto negativo al mondo. Beh, l'hai detto a me, come dirlo, al popolo. Va benissimo. Al popolo di internet. Tanto non ci caga nessuno. O come sostengo sempre io, dicono alla RAI, internet. Internet. Ci trovate al nostro indirizzo internet, www.amiciamici.com. L'hai mai sentito te? No. Bene. L'hai mai sentito te? Sì. Perfetto, così abbiamo a volontà no, abbiamo sì. Due opinioni. Esatto, quando vogliamo che dici no, quando vogliamo che dici sì. Okay. Le no. Benissimo. Per far stare a chi? Proprio agio. Ah. Agio. Agio. Agiografia anche. Ya. Yeah. Ma tu ci sotto calo. Te sei magnato lo zingarello. Siamo son magnato. È stato, son magnato. Me se ripropone pure. Quello è il problema. E c'ho il rigurgite. Se o rivedo praticamente. Rivedo. E io a rifumo, che mi ha fatto? Madonna mia. Ma cioè, che ce frega. Mamma mia. Ma è vero che porta sfiga accenderla con la candela? Non lo so. Io non sono mai morto fino adesso. Aspetta che mi sposto adesso, nel caso si sbaglia. Non parlerei troppo. Va bene, esatto. Dicevo che per farla stare un po' più a suo agio, l'abbiamo messa in mezzo. L'abbiamo messa in mezzo noi due. Hai due satanasi qua. Abbastanza. Hai due satanasi qui. Tra l'altro. E quindi io partirei. Gli artefici. Gli artefici. Vabbè, non te ne approfittare adesso. Cioè, noi ti possiamo tenere in una certa maniera, però se te ne approfitti ti allarghi. In una certa? Maniera, ma queste qua non le possiamo copiare. Non l'hai detto. No. No. Perché? No, perché ti spiego. Copyright. No, gli amici, no, no, gli da amici. Quando è caduto, diciamo, il dominio del cavaliere? Non ci si può più scusate, prendere. Ma alla parola cavaliere mi alzo, mi prosto, giustamente. Io non dico niente, invece mi conviene. Sai, prima c'era molta più dimestichezza, più scioltezza. Io più avrei detto il contrario. Si dava dei coglioni, si davano... Ti ricordi sì, che abbiamo parlato in una puntata? Chi non adesso è? Cadendo un certo tipo di... Ma tra l'altro, ti ricordi la famosissima canzone dei Queen, no? Want to be coglione, no? Non la sai te? Mi sto soffocando. È bellissima. Potrei anche farlo. Want to be coglione. Fammi il murmur. Boom, 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 boom. Ok, scusate. Come ho detto la scorsa puntata. Sento piccolo, piccolo. Esatto. Ok, andiamo avanti. Dicevo che si potrebbe iniziare col classico questionario. Quello che Può fare, se può fare. Avamo. Quindi giusto per conoscere un po' più... La con chi abbiamo a che fare questa sera e io non sono questa sera, diciamo. La fortuna aiuta gli audaci, mettiamola così. Esatto. Poi si dice anche il tempo di guerra. Invece te vedi i lucchi proprio zero sotto zero. No, infatti stanno pensando che culo, tra parentesi. E che culo è già uscito due volte. No, ma disegno due volte che culo. Cioè, tra l'altro non si vede perché è seduta. Cos'è? Il culo, non si vede, seduta. Il culo? Quando, cioè, forse hai iniziato con il culo e mi stavo preoccupando. No, ma apposta. No, no, perché parlavi con me, non si sa mai. No, no, apposta, apposta. Quindi salutiamo tutti gli amici culo. Il culo alla seconda è meglio. E risalutiamo anche il nostro amico... Chi? Culomb. Ah, beh, fantastico. Seconda volta che lo salutiamo, però lui è degno. Mister Jowl. Mister Jowl. Un saluto a Mister Jowl. L'abbiamo soltanto anche la scorsa puntata, tra l'altro. Sì, sì, sì. Non c'è, che tra l'altro ti dico, se ti agiti troppo, che c'è una tendenza a muoverti in un certo stile, in un certo ritmo, sì. Come direbbe lui, io ti direi così. Uè, devi stare fermo, Perché mi ricordo durante le lezioni... Lo diceva spesso questo, non era proprio uno dei più calmi. Sì, poi c'erano quelli che... Allora lì, puttana Eva! Questo era un altro... Sembrava un po' Mike Buongiorno, però. No, ma perché, vabbè. perché? Tu non so se sai chi è questo professore. Sì, me l'avevi parlato. Te l'avevo parlato. Che era uno che diceva, ma io non so se siete scemi o se siete scemi. Evidentemente siete scemi. Ciao Francesco! Sbagliato. No. Cosa? Scherzo. Esatto. Dillo tu. Ascoltandoci la gente capisce che non era assolutamente una follia questa cosa. No, no, dire. È tutto vero, tutto altro che reality. Qua... Questo qua è peggio, è molto peggio. Cioè Francesco, mitico... Fantastico. Francesco. Ah, Francesco. Come il bubone da Roma. Cioè, lei che mi guarda, tutte le volte che parlo mi guarda malissimo. No, cioè, è che non so, di posto. Non so come guardarmi, cioè, mi sento perché mi guarda guarda contro le veneziane. Le veneziane, abbiamo anche le veneziane, amici. Sono questo veneziane, qua. No? Si sono meglio le spagnole, però. Non lo so, non le ho mai chiesto, chiedigli un po' se sono veneziane. Ah, oh, dove sei? Sono veneziano. Ho streghetta! Benissimo, perfetto. Bella. Questa via è la patatina. Guarda, c'è caldo, un bel tempo. Ah, la patatina calda?
Patatina ma calda. Ah, sì. Ma tiepida. A proposito di patatine, la sì. pubblicità del signorino là... È tornata. È tornata, ma... Senza audio. Ma non parla. Senza... C'è solo una scritta, quelli della patatina. Guarda, io ti confermo che se prendessi tante patate così non parleresti nemmeno te, guarda, te lo garantisco. Ma cosa non... pubblicità è efficace. Il problema è che ha perso la voce, perché... Pubblicità è efficace. È minimo questo. L'importante è che non perda... Diciamo che è una pubblicità ficcante. Sì. È vero? Sì. Come? Non avrei usato il termine ficcante. Cosa avresti usato? Piccante. Forse era un po' meno tendenzioso. Sempre inante. E tante altre cose di funzionare. Inante. Come ai miei amici piace piccante. A me è piaciuto perché ho sentito tonti. È già la seconda volta. Sì. Oggi però nel podcast c'è ancora in corso un campionato mondiale di cruciverba accelerato. Sì, esatto. E poi parleremo, ragazzi, non andate via. No, ascoltatevi questo podcast fino alla fine. Sì. Perché abbiamo delle rivelazioni. Signorina, mi incarto oggi. Cioè, guardo lei negli occhi. Negli occhi e il pensiero mi spazia. Signorina America, in altri qua, lidi. Ragazzi, in altri lidi. Verso mete lontane. Intanto ammiro anche questo tramonto che voi non potete vedere, amici. Ah, non, non tremonti, non tremonti, non tremonti, no, che oggi ho avuto il suo da fare. Che ho e tra l'altro anche Mastella. Mastella, Mastelloni, anche Leopoldo, salutiamo. Grazie. Sì, certo. Vai. Come no, non si offende, non si offende. No, sì, allora salutiamo anche Solange, tanto che... Solange. Ma sì. Ma Giorgio no. Ma un'istituzione, stai attento a quello che dici perché il ragazzo qua si arrabbia. Scusa. Scusi, faccio vedere la matita, perfetto. Ah, pensavo che la volevi. La tengo io. No, dai, hai la penna te. Occhio alla penna. Va bene. Così, comunque stavo dicendo, ascoltateci. Vai. Amici, perché in questa puntata del podcast, alla fine, abbiamo ottenuto delle rivelazioni che il codice da Vinci ti fa una pippa, doppia. Vi Benissimo. Introdurremo al gioco professionale, ma che dico professionale, di più, Ma che della di più? Battaglia navale. Ah. I segreti della battaglia navale giocata proprio carta e penna, non web e cose. Sì, mica De Noatri. Cioè, proprio quella De Noatri, anzi. Proprio. No. Sì. Quella è professionale. Dopo avremo un dibattito, quindi Vabbè. Ascoltateci perché ne vale veramente la pena. Perfetto. Bene. Quindi, partiamo... anche la penna perché... Anche, sì, e quindi, allora se io ho detto la penna e l'ospite che è alla mia sinistra ha detto la penna, è immancabile che il ragazzo qua cappellone dica la sua. No, io... Ne vale... A posto così. Ne vale... Ci pensa. A posto la così. La penna... A posto così. Lo dico io il pene. Dai, andiamo avanti, bene. Oh, perfetto. Abbiamo questo questionario. Lo vogliamo fare prima di domani o andiamo avanti a oltranza in questa puntata? La vogliamo far durare un'ora? Procediamo. Benissimo, quindi abbiamo qua l'ospite. Sì. L'ospite donna. Specialista. Ricordiamo la signorina Merita, qua. La signorina fanciulla. Merita. Per contattarla a tutte le ore le risponde infoline 349 beep. Avrei detto che iniziavi con un altro prefisso, ma hai avuto tatto, dai. 339 l'ha capita. 144 l'ha capita. 155 1 vale per 1 e questo è un numero 1 per 1. Tutti. Mi guardano tutti male qua. Amici, io mi avvicino a voi. Cioè, se mi volete bene, venite qua, portate via ospite e cappellone. E cappellone. Facciamo una puntata. Vedo, Ok, no. Io vi escludo, mi metto io davanti. Allora, benissimo, puntata 16. Il momento è catalitico. Puntata 16, amici, la possiamo fare benissimo io e voi. Vedo. Non ho bisogno di nessuno. Tranquilli. Vi stavo facendo le cose. No, mi state meraviglioso. Ok, allora, questionario. Abbiamo Benissimo. Qua l'ospite femminile, così, che chiameremo con un nome di fantasia Luana. No! Non ti va bene? Luana no. Liana mi piace. Così ci si attacca. Chiameremo Carmen. Ti va meglio? Va bene, dai. Va bene, allora. Non è che sei una sorella di Carmen. Che atmosfera, allora. Allora, questo qua mi ricorda le puntate dove io dovevo un po' sostenere un po' quale cosa. Allora, mettiamo ordine alle cose, per piacere. Bene. I buchini della situazione. Io aborro questa situazione. Per fortuna per che piacere. Non ci ho messo una S davanti. Benissimo. No. Perché io ricordo ancora che tu sei come un fiore che sboccia a primavera. Oh. Questa è stata bellissima. Fiore di te. No, fermati. Fermati. Allora, rima con fiore, niente. Niente. Chi è il capo qua? Lui. Perfetto. Come le iene. Non c'è lo scaricabarile, no. No, ma che? No. Ma che? Assolutamente. Vai avanti te.
Allora, vabbè, no, facciamo sorpresa. Sorpresa. Il podcast a questo momento. Fate le domande, date le risposte. Va avanti da sola. Vai avanti. Vai. Fate le domande, date le risposte. No, no, domande e risposte da sola. No, no, era una bufala, dai. Vabbè. Allora, facciamo torno. Sempre vecchio stile. Cosa punta dici? La lampada. Caro collega, sempre vecchio stile. Vecchio stile. Una domanda, per, una domanda per uno. Un po' di petting. Sì, sempre un po' di petto di pollo. Un po' di petting. Poi si passa un po'. Domanda per uno? Una domanda per uno. Una domanda per uno. Comincio io, cominci tu. Bim bum bam. Dispari. Ovviamente pari. Ok, bim, boom, bam. Quattro, cos'è? Pari, tocca a te. Pari mio. Ma tocca a te iniziare a scegliere, perché non l'avevamo detto questo prima. Lo ignoro. Ah, ok. Lo vogliamo rifare? No, facciamo decidere a lei. Decide lei. La? Te, inizia, inizia. Inizio, inizia. Inizio. No, qua, sono ragazzi. Le preferenze in questo posto, lo sapevo. Benissimo, cara la mia signorina. Carmen, avevamo detto. Partiamo subito con una serie di 13 domande e sì, ti espongo subito alla prima. No, qua, 12. Allora, la 13esima sorpresa. Vai. Esatto. Incomincia a aver paura. Sarà una the last risponderà surprise a tutte le domande con questa spada di Damocle che gli scende sulla capoccia. E c'è squarta il crema. C'ho la carogna, bellino, mi ha detto. Vabbè. Allora, vado? La prima non è difficile, cioè avresti dovuto dire 10 minuti fa. Lo so, ma qui no. Si cazzeggia, si gozza via, tanto siamo allo sbando, qualcosa ce ne sì, intanto. Lo facciamo soltanto per perdere, cioè il nastro. Allora, subito, pam 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 pam, a bruciapelo. Dimmi, donna, i tuoi hobby e i tuoi interessi. Gianni, non me li chiedi? Cioè, scusa. Ma l'italiano è una bella cosa. Ma state fermi! Vabbè. Uffa, la volevo mettere come sorpresa. No, scusa. Mica che sorpresone, devo dire. Vabbè, ma al punto di queste cose gli piace. La sorpresa ce l'hai fatta noi. Ma intanto mi ci fai pensare perché non lo so. Ma no, non ti ricordi più quanti anni hai? No, era perché in 10 minuti lei era già pronta a dirti. Ho 30 anni. Hobby interessi. 30 anni! E non è. Ok, no. Vabbè, dai, allora, ma avete rovinato tutta la sorpresa. Vabbè, hobby partiamo interessi con ordine. Ah. Cioè, mi dica i suoi anni, signorina. Però così facendo mi hai tolto la sorpresa a me della seconda domanda degli hobby interessi. Mortacci tua. Partiamo dall'ultima, torniamo indietro. No, no, ormai. No, sennò dopo. No. Okay, fatti, dai. Non pugnette, che poi. Fatti. Va bene. Falla. Eh? Falla tua. Va bene, dai, mi dica quanti anni ha, gentile donzella. 21. 21, eh? Ma 21, yeah, yeah. 21 già compiuti? No, 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 fatto no, bisogna essere preciso. Vabbè, li compio a settembre. Settembre vabbè. Quando? Settembre. Dico una data qualsiasi di settembre. Amici, allora, proviamo il primo podcast telepatico della storia. Io adesso penserò a un numero di settembre, giorno in cui è nata la sottoscritta. Vado. La mazza torno. Vado. Ora, dove vi è arrivato. Ora, segnatelo su un foglio. E ora saprete se avete pensato il numero giusto. Lei è nata settembre il giorno 11. Giorno più fortunato della ora, storia. Chi di del voi universo? Chi di voi è arrivato a scoprire di essere valido dal punto di vista sapevo che stavo calando. Comunque, dal punto di vista psicologico, yeah. Così mi chiami. Che facciamo tante altre belle cosine. Tra l'altro non era difficile perché era segnato qua sul foglio. Ma no, comunque... ho segnato io. Okay. No, non si ricorda. Va bene, seconda domanda. Hobby interessi, faccia presto. Più presto? Musica. Più presto. Musica più... e lettura. Vai. Musica come hobby o come interesse? Interesse, tutto. Vabbè. No, dai, no. Quindi musica e? Lettura. E lettura. Lettura. Letto dei contatori. Sì, leggo tutto. Bene. Tutto, terza domanda, dai, che voglio far presto. Ma la frittura di pesce che mi si brucia, dai. Allora, che cos'è che cambieresti della tua vita? Così, proprio a dire solo qua fra di noi, tanto ma non ci sente nessuno. Forse il posto dove abito. Solo quello? No, sì, per il resto. Beh, per il resto te la godi. Sì, cioè, sì, la godi. Ha una vita invidiabile anche come ragazza. Poi scopriremo. Sì, sì, sì. Certo. Quindi i tuoi progetti per il futuro, che leggo qua, non è che me lo sono inventato. Beh, finire l'università fra 20 anni mi andrebbe anche bene. Bene, perché lei frequenta? L'università. Anno? Secondo. Cosa? Lingue. Che bello. Che lingue? Che lingue? E ricordo ancora, no, ti ricordi quando la frequentavamo? Io mi ricordo le montagne verdi, quella rampica. sì. Lingue, ragazzi, lingue, ricordo. Non sì, anche tre al colpo, anche tre al colpo. Poi ricordiamo che tu sei uno studente onorario di lingue. Naturalmente, infatti ti ricordavo tre al colpo.
lingue, un po' di tutte le razze. Poi. Sì, beh, io onestamente, ancora adesso? Naturalmente. Tra il colpo no, una alla volta se la cavavo, poi andavo a fare dell'altro che era meglio. Ma comunque... Non parlerai. No. Quindi andiamo avanti. Vai. L'ho fatta io. Sì, è giusto, l'ha fatta lui, tocca a me. Siamo qua, guarda. Cosa ti ha maggiormente sconvolto la vita? Sconvolto? Puntini che aggiungo. La vita? Essenziale. Ma potrebbe anche pensare, sconvolto adesso magari l'istante, l'appuntamento, l'essere presente. No. Cosa l'ha sconvolta all'istante? Noi. Ovviamente. Noi. Mi avete fregato la risposta. No. No, a parte noi che siamo due signorini modello. Altre cose in questa vita. Beh, sicuramente l'11 settembre. Quando sei nata? Intendi? No, forse anche l'altro, però un po'. L'altro? No, davvero, sì. Sì? Ti è cambiata la vita? Drasticamente. Doveri. Stavo facendo la torta del mio compleanno. che bei momenti. Pensiamo. Avvicinati e pensa insieme a noi. Mm. Avvicinati e guarda. Pensate a questa ragazza intenta nel fare la torta come? Di frutta? No. Infilata dove era? Non mi ricordo, sai, crostata forse. Crostata? Di solito mi propinano quella. Crostata di mele? Calda? No. No. Ogni riferimento a fatti, persone, cose puramente. No, va bene, andiamo anche a film. Raccontaci il tuo sogno nel cassetto. Beh, la tua aspirazione massima. Sarà sicuramente realizzabile aprire un concerto. Aprire un concerto di musica country? Tipo alla fiera della spongata di Albareto? No, io mi eravo. O il metallo. Ah, no, a Borgotaro. Il metallo. Tipo ciao Zeppelin. Stefano, fantastico. E quello che ci è rimasto, non sarebbe male. Quello che ci è rimasto delle Zeppelin, c'è rimasto solo LED? E in fondo. Ah. Andiamo avanti. Ci dà del filo da torcere nella donna presente. Vabbè. Lo so, io mi sono già pentito di averla chiamata. Ma guarda cosa, che domanda che mi capita. Proprio te. Venere sono io. Allora, sì, sono tutti venere stasera. Tutto bello. Sono l'unica vera donna in poche parole. Bello. Vera donna, sì. Ma donna dentro, non so se arrivi a noi. Ci dica. Qua, subito, all'istante, quando, come, dove, perché, le modalità d'uso avute durante il primo bacio. Ma io questa domanda qua la interpretavo in un'altra maniera. Tac. Cioè, qua c'è scritto primo bacio, cioè significa dacci il primo bacio, cioè darcelo adesso, era così, no? No, questo è un susseguirsi. No, ok, scusa, no, io ho interpretato, meno male che hai capito da te, sennò io soffre, la lingua in bocca. Sto soffrendo come un cane. Cioè, premessa, non vogliamo sapere chi era. No, beh... Però, perché ricordarselo? Elenco interminabile, dovrei passare l'elenco telefonico. Aspetta, guardiamo le pagine a seguire se ho segnato qualcosa. No, non ho segnato niente per ricordare. No, ha 14 anni. C'è altezza? In piscina, estate. Tipo Laguna Blu proprio. Sai quando... Io c'era Laguna Blu, non mi puoi sentire. Lui ha assistito. Non mi fate capire. Nel fuori onda te lo dico, perché è bollente la cosa. Mi devo grattare l'ombelico, scusate, ho un bisogno impellente. Sì, Laguna Blu, poi problemi, potrebbe raccontarcelo il ragazzo, comunque. Fuori onda, scusate. Poi salto la domanda 8 che recita, va bene, non lo posso dire. È così? Dunque, tu prima, cioè proprio come alla Marzullo, sì. Tu hai detto, cara, che cambieresti della tua vita forse il posto dove abiti. Sì. Quindi vien da sé, anche se l'abbiamo scritto, lo chiediamo un po' a tutti. Cosa cambieresti e cosa ti piace del paese in cui vivi? Paese con la P maiuscola? O paese, ora noi siamo molto modesti, quindi diciamo... Paese 8. De Bedogna. De Bedogna. Da nostra pieve, via, sì. Dunque, mi piace... Niente. No. Beh, la gente propone. Effettivamente non è male, anche perché ci sono gente di mare. E buttala via. Buttala via, sì. Esatto. Dacci poco. Come pochi. Non mi piace forse... Non ti piace boh? Cos'è che non ti garba? No, va bene. Cos'è che non ti garba, ti turba, ti dà noia, ti manda male quando vieni in paese, vedi la domenica pomeriggio. La domenica andando alla messa, cioè qua potremmo cantarla tutti. Inizio io, la domenica andando alla messa, facciamo così tipo. E lei accompagnata dai miei amatori. Cosa stavi per dire? Cosa stavi per che dire? Che sei tu la cantante in questa... Credevo che dicessi... No, no, io sono l'unica che va a messa. No, c'è anche il prete. A parte vorrei salutare... No, qua faccio un saluto. Breve, no, saluto il mitico inviato di RTA che nell'ultima intervista che ho sentito io...
ha detto che mediamente una persona va a messa 150-200 volte al giorno, all'anno. Beh, è un mito, cioè ci vai più te che il prete. Effettivamente. Vabbè, comunque, vabbè, andiamo avanti. Scusa un secondo, eh. Un secondo. Adesso, se la matematica non è un'opinione. Sì, mediamente abbiamo 4 domeniche al mese. Sì, ci sono 52 settimane. Settimane all'anno. Ecco. 365 giorni, se non è bisestile, in un anno, se non è bimestrale, all'anno. Ma fai conto, saranno 60-70 volte al massimo. Sì, se ci metti la Pasqua, il Venerdì Santo, esatto. I punti, compagnia bella. Punti? Sì. Beh, il mese di maggio già da solo sono 30 volte, ragazzi. Ah, ovviamente è messa quella, Vabbè, in chiesa ci vai, però. Ma non è vero, mica detto, io vado alla cappelletta. Noi stavamo di fuori sulle scale. Il mese di maggio, anni fa. Esatto. Abbiamo già svelato in una puntata che noi tacchinavamo, come dire. Ma non dirlo adesso, perché mi ma te non c'eri, c'ero io. Ah, ok. Grande, te non c'eri, grande. Dammi la mano. Grande, lui sì che è un amico. Non c'era veramente. Amici, lui sì che è un amico. Non c'era veramente. Tanto che loro parlano. Io andavo a ascoltatemi me. Che vorrei mettere lui è un vero amico, ma che dico amico? Di più. Amico, amico, punto com. Ok, abbiamo finito, benissimo. Siamo arrivati, quindi a questa cosa qua, che di quello che non ti piace. A domenica pomeriggio. Così, e ora il ragazzo ti farà una domanda. Sempre rimanendo in cose che non ti piacciono. Vai. Qual è la parte di te che meno ti piace? Quindi riferito a magari al carattere. Ma anche allora, fisico, dai, voglio saperlo. Fisico, io tengo, beh, in effetti c'è da fare una spoltitura qua, tipo potatura di primavera, ragazzi. Sì, quindi pelo superfluo vuoi dire? Quelli sì, proliferano. Problemi, no, scherzo. Le donne. Ma che ne so io? Io non mi depilo mai, a parte la barba e i capelli. No, non mi piace. Ne abbiamo parlato tutta la sera. Che? Il culo. Io mi ricordo. Culo. Il culo. Un ciao. Benissimo. Il culo? Non ti piace il culo? No. Della gente o... No, il tuo. Mio. Non ti piace il tuo culo? Esatto. Quindi un pubo? Sedere no, non. Il culo? Il deretano? Vabbè. No, deretano. No, deretano è una cosa più specifica. Esatto, quello può anche andare, nel senso. Vabbè. Va bene. E poi non mi piace del mio carattere. Ah, se rimanevi sul fatto fisico ti dicevo fermati perché sei linki. Fermati! No, infatti volevo dire delle altre cose ma è meglio lasciar perdere. Prendiamoci al culo sempre. E il culo, ecco. Forse il fatto che sono un po'... Cioè, nel senso, riescono a mettermi i piedi in testa facilmente. Ah, attenzione, quindi ti prevaricano, si dice così? Sì, ma fatta tu non capisci che è un dramma, questo mi ridi a dire. No, io ti capisco, quindi non so, questo qua così, sicuramente così, è un trauma infantile. Quindi ti chiederei di parlare anche un po' della tua vita da giovincella, forse è nato anche questo, ma non abbiamo abbastanza tempo. Infatti, la sapevo. E quindi io ti chiedo subito. Vai. Con questo tuo problema, ricordiamo sempre del culo, amici. Così, che cosa faresti per soldi? Ma non daresti via i cioè, no, dalla domanda ecco, anche se non ti piace, è una domanda non daresti via. Ti fa scattare quello, in realtà no. No, io cioè, soprattutto soprattutto dico, e ho già detto anche al ragazzo mitico primo ospite che abbiamo avuto, così tipo calendario. No, calendario Zach. Nudo artistico. Zach. Ma che nudo artistico? Ma che nudo artistico? Newton, esplodi! È un mio amico fotografo. Nudi artistici, lui ne capisce. Tutti mi guardano male. Ma ci riesci a comprare? No. Per soldi non per comprare. Ma diciamo che se mi dovessero offrire soldi in cambio di alcune cose che in realtà non farei mai, non le farei. Bella, questa è bella. Frase. Meditate voi gente con pochi con poca morale, meditate voi. Poi voi che fate tutto, anche se non lo fareste, lo fate lo stesso. Lo pensate, non lo fate, lo fate, non lo pensate. Mi prendi in giro. No, non è vero. Sì, non sì, è vero. Qui si bistrattano i. Non è vero. Quindi abbiamo scoperto anche che lei è venuta qui non per soldi. Quindi la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando si chiederà: sì, così, perché sì, è venuta qua al podcast? Lo dirò. Chi lo sa? Che c'è fatto? Un tubo di Pringles. La fornitura per un anno di tubo di Pringles. E via con la patata. E giustamente lei butta via le Pringles e tiene il tubo. Come era una canzone che era famosa. Non si vede un tubo, proprio. No. Così, ma quindi non capisce un tubo. Quindi, viene da sé che
Non capisci un tubo, bella. Bella, eh. Bella. Come la figlia dell'idraulico. Dai, ne mancano ancora due e poi fa. Esatto. Ma lui è un famoso idraulico. Stura certi cessi, sì. Qua, vabbè. Ma noi possiamo tubare tranquillamente. Tubiamo. Un lavoro di merda, eh. A proposito, no. Uno sbattimento. Bisogna farsi il culo. Eccetera, eccetera. Va bene. Farsi un mazzo così. Amore, come fa il piccione, eh? Così, vorrei avere il becco. Bomba di riso. Vorrei avere il becco. Tocca a te, caro. Tocca a me. Sempre siamo qua, guarda. Ecco, vedi, io c'ho sempre quelle basate a, diciamo, le sviolinate. Non si sa com'è che... Le sviolinate. Beh, questa, sì. Mica da... Vabbè. Okay, aspetta che adesso devi ancora rispondere, poi vedi. Adesso capirai perché... Vai. Secondo te... Il tuo punto di vista, donna. E non tu, il tuo pumo di vista. No, ma che pumo? E basta. Scusa. Il pumo. Colpa mia. L'importante... No, questo non si può dire. No, questo non può dire. Mi è stato minore di 32 anni. Non si può dire. No. Sì, perché l'ha detta uno che ha quell'età lì, in effetti. Facciamoci un po' più seri, dai, questa domanda. Nel frattempo io non capisco. La maggior parte della gente in questo momento non starà capendo, esatto. L'ha già spento, molto probabilmente. Vabbè. Andiamo avanti per noi. Secondo te, secondo tanti altri... Cosa? Stai facendo una domanda a lei? Cosa mi stai dando del noi, del voi? No, ma questo per dire che enormi masse, popoli che abbiamo intervistato, che i Vatussi, non è vero, i Vatussi, sì. I Vichinghi, sì, tutti stiamo partendo da in fondo e tendono in su per arrivare a questa gentil fanciulla che è qua presente, che non è da tutti. Secondo te esiste amore senza sesso? No, però al contrario sì. Aia. Aspetta che allora devo fare il contrario. Esiste amore senza sesso? No, esiste sesso senza amore. Cosa ne pensi di darcela subito? Te lo ricordi? Posso rispondere subito? No. Meglio. Ciao Dario, tra l'altro, perché era grande la sua. Dario, tu non mi frega, non mi puoi fregare su queste cose. Grande. Un ottambulo come me non mi frega. Esatto. Quindi finiamo, perché poi abbiamo altre cose da fare. Abbiamo forse si sono anche rotto da presentare il brano, giustamente. Ovviamente. Sì, presenterai te. Un po' di musica. Molta musica. Dici le tue paure. Di cosa ha paura questa signorina? Sappiatelo. Paure in che senso? Paure in generale, paure di diventare vecchia, dei ragni, degli uomini, delle folle. Degli uomini? Hai paura degli uomini? Sì, ma meglio che chiudo qui l'argomento. Poi no, soffro di vertigini. Sì. Sono claustrofobica. Scioltezza. Sì. Poi vabbè... Dica. Ma perché hai paura degli uomini in che senso? No, nel puoi senso... essere più specifica? No. Ti incutiamo timore! No, beh, noi però... no, cara. Cioè, noi no, uomini sì. Ti mandiamo a mai. Cioè... Ma è come essere dalla parrucchiera. Esatto. Villana. Screanzata. Vai pure avanti. No, dico degli uomini nel senso che... Di quello che possono fare gli uomini? Sì. Ma perché non sei uomo te, che non sai quello che ti possono fare ma le donne. Ma forse magari la fanciulla intende che magari... L'uomo con l'evoluzione ha creato un mucchio di cose, ma allo stesso tempo si sta autodistruggendo. Ah, era questo. Sì, io ti leggo. Non è un po' io una visione maschilista delle cose? Perché tu no, dici io quando sono l'uomo, l'uomo generico, nel senso la creatura umana, quindi c'è tanto per uno e per l'altro. Esatto. Che ci sono anche perché anche allora c'è la paura degli uomini. Uomini inteso come genere, popolazione terrestre. Ah, l'uomo. Devo segnare? No, ci sono arrivato, adesso ci vorranno 3-4 anni per... Fantastico, io vi dico, la sto vedendo solamente Morelli di profilo, la fanciulla. Proprio... Chi? Niente. Moreno Morelli. Scusa notizia. No, dai, scherzo, lo conosco. Saluto anche la moglie. Di chi? Di Morelli. Vabbè. Spero che il gatto sia meglio. È sempre la vaniglia qua che si dà delle essenze. Tra l'altro su Morelli potremmo parlare anni e anni, Vabbè. Perché vedi, tu sbagli, cioè, Dio grazia, io uso... vuole fare quello, è giusto. Tu sbagli candeggio. Bene, perché che non ci sono problemi. Sbagli candeggio. Vuole mettere le corna a suo marito, lo faccio signora, perché se è quello che vuole, per non perdere il rapporto, deve far così, scusate. Sì, come tra moglie e marito non ci mettere il dito, fortunato quello che ci mette... Avevamo detto che dopo il questionario partiva il brano. Quindi, sì. Quest'oggi, qui sulle nostre frequenze, abbiamo un brano, e lo dice la ragazza, perché facendo lingue, sentite, avvicinati al microfono, no, avvicinati al microfono, goditela, soprattutto
Allora, il brano lo diciamo subito, poi lo mandiamo. Sì. E poi magari ridiciamo chi sono e il titolo, perché bisogna essere giusti nelle cose. Non ci riuscirò mai. Quindi, e ci siamo riusciti noi fino adesso. L'artista, prima di tutto. Porchcat. Esatto. Quindi, da quello che ne sai te, diciamo, che nazionalità potrebbero avere questi, quelli che hai detto te, sì. Inglesi. Tu riesci a mistare la pianta. Ma questo si può girare, fumare con tutta la radice. Non lo so, è un nome inglese, benissimo. Sarà in inglese. Benissimo, so. Benissimo. E dal titolo. Now is the right time. Yeah. The only time, vabbè, the only time. That's right. Quindi facciamo partire il brano. Sì, noi vi diamo appuntamento per dopo. Sì. Ok? Ci vediamo tra un po'. Sì, tre minuti. Ciao. Sì. In Porchcat con Now is the right time, the only time. Sì, l'ho dovuto dire. Nel frattempo, no, tutto d'un fiato, ragazzi, tutto d'un fiato e beccatela. Basta di ridere, basta. Scusate, no, comunque mi sei piaciuto, molto interessante. È anche il brano, anche il brano, un brano gradevole, perché ti piace il metallo, tra l'altro potrei anche dedicarlo a Stefano, un grande amante del metallo. È vero. Fantastico, mitico Stefano alias Frankie Ghost to Coppola. Si va sul particolareggiato. Ma che te? Spettacolare. È fantastico. Io leggo un po', sono elegante, sono la malta in questo podcast. Sì. E col fatto che è particolareggiato, è così, esce un po' il fatto che tu sei un'universitaria, una studentessa. Mm-hmm. Cioè, diciamo che si nota molto rispetto a noi, che tu hai studiato e noi siamo un po' ignoranti, ecco. Quindi, ora, ricordando anche il fatto che tu studi, fai lingue, grande facoltà, perfetta. In ginocchio. Mi prostro.
La prostata? La prostata, tutto bene, grazie. Ti dei problemi? No, no, attira come un balletto. No, la prostata però. Sì, va come una balla a ciò. Va come una balla a ciò. Fermate qua. Ah, santa miseria. Ecco, volevamo un po' trattare con lei. Volevamo savoir da lei. L'indirizzo? No, comunque. Quindi, università a Parma, diciamolo subito. Quindi tu sei costretta a viaggiare per assistere, per frequentare le lezioni, ecco. E che viaggi. E che viaggi, quindi viaggi in treno. Anch'io molte volte ho fatto molti viaggi. Pur stando fermo, è vero? No. No, c'era un certo. Ma collava, ma non molto. Che viaggi. No, queste citazioni qua non vanno bene, comunque. No, no, ma ci sta, sì, sono viaggetti. Sono di troppo, andate pure avanti, continuate voi. No, ma scherzo, vai avanti. Che tra l'altro io, vedi, la fanciulla qui, la vedo su un fianco, però... Però già la sgamo, perché so già più o meno cosa vuol dire. Anche prima c'è stata la sgamata che... Vabbè. Ti vedo, tu sei in un fianco, ma io penetro all'interno della tua mente e riesco a carpire. Nel frattempo io sto diventando una trota salmonata, perché qua... A carpire. Ma sei il fumo libero, eh? Esattamente tutti i tuoi pensieri, le tue risposte. Cosa sto pensando? Rispondo io. Vai. Non so se è proprio ti adoro. È l'ombelico del mondo, ecco. È l'ospite impazzita, è... La domanda che volevo porre io era: che cosa lei pensa dell'università, delle facoltà, gli sbocchi che può dare eventualmente in un futuro dal punto di vista lavorativo? Questa era la mia domanda, scusate, poi adesso mi vado via. Saggia domanda. Saggio. Ma questa scienza qua non è niente male. Come si fa a rispondersi? No, infatti. Premetto. Che non ho fatto molto il calcolo della scelta della facoltà per motivi professionali, cioè nel senso, c'è gente che sceglie una... Vado? Sì. No, mi stai a fare del sì, dicevo. No, non capisco. No, perché... Te farò così la prossima volta. E poi corso le ame. No, dico nel senso, molti fanno questo ragionamento, scelgo l'università e la facoltà, qua succedono delle cose stranissime. Sì, tranquilli, nel frattempo, tranquilli, vedrete tutto in guerra. Lascia stare il bambù. Vai. Perché bambù? E voglio try. Come lo chiami? You wanna try my bamboo, baby? Sequoia? You wanna try my sequoia, baby? Piacerebbe, eh? No, è una domanda così. Va bene. Sequoia Adventure, con questo, è vero? A Gardaland. È a Gardaland! Il parco dei divertimenti, no. È Mirabilandia, è... Ah, sì. Finiamo con questa cosa. È una cosa seria. Serisciti. Come dico in italiano. Tanto io cercavo... Seriosati. Ok. Oh. Perfetto. Sei troppo... Sei un seracco. Sei da quanto sei serioso. Sei schiacciato in punta tu? Vabbè, comunque... Okay. Ok, quindi tu hai scelto per un piacere, no, che avevi te nella lingua, nelle lingue in generale. I like it very much. No, okay. Niente. Comunque... Ma quindi tu studi lingue perché in un futuro vorresti fare? L'interprete. Ah, avrei detto dell'altro, no, ma... Okay. Pensavo l'autorino non è ingoiato, ovviamente, ma... Non c'ho... Ma no, ci potrebbe... Mi hai illuminato il futuro, Gollo, l'otorino, quello che ha detto lui. Culo cutta chiure e tonsille, quanti che hai di fastidi. Anche l'orecchio. Sì, io. Passando dal tonsille? Non so adesso mi come si fa. Oppure le tonsille passando dall'orecchio. Beh, io mi sono fatto togliere le tonsille con una rettoscopia, vedete un po' voi. Comunque. Spettacolo. Hai scelto la via più facile, la strada dell'orto. La via che mi procurava più piacere, cara, anche te. Non lo so io. Fammi una domanda. Ti trovi bene qua con noi? Sì. Te la godi? Tutta? Fin quanto si può? Va bene. Okay. Te la godi stare qui? No, sto bene. Vogliamo finirla a questo punto? Ti garba. Ma interessava. Sono l'unico che segue la via della scaletta che abbiamo fatto. Una volta che ce l'abbiamo andiamo avanti. Ce l'abbiamo una volta ogni 15 puntate. Perfetto. Sì, non vuoi dire niente te con l'università, ti sei estraniato. Chi mai ci è andato lì? Ci sono stato una volta. E ti? Mi viene sognando lei comunque. Vabbè, comunque. Okay, c'è stato una volta, ma lasciamo che la fanno lasciare. Illuminaci, donna. Guarda che ha già risposto. No, cioè, già te risposto. Che ti sta tutto bambù lì? No. Cioè, il mondo, tutto questo, il meraviglioso mondo universitario, sunto e sudato in un minuto. Va bene, niente. Ok.
Quindi tu cosa cambieresti dell'università, del modo in cui è gestita l'università? Tipo io vedo, ad esempio io dico la mia, che tu potrai confutare, io vedo che l'università, cioè questo metodo di dargli esami, così è strutturato in questa maniera. Uno segue le lezioni se vuole, se deve. Uno segue Bobo Vieri al CEPU. Esatto, al CEPU con Del Piero. Grande cosa. Così il tuo tutor, eccetera. Ma metti che io vado all'università, c'ho tutor Del Piero, ma che con l'uccello, cosa gli dico? Cioè cosa mi insegna? Vabbè, ornitologia. Beh, se viene anche Miss Italia, ci vediamo un po' da quinta, magari. Magari insegna la lingua anche lei. Bene. Mi fa membro onorario della lingua. Mi fa membro, soprattutto. È quella lì che temo. Oh, madonna. Comunque, andiamo avanti, ma soprattutto Rocco, che facoltà avrà fatto? Vabbè. Avere tutto Rocco, però sempre davanti. Sì. Sì, perché? Perché può darti che sia capitato anche... Vabbè, tutto boom. Chiudiamo. Va bene, esatto. Basta con i... No. Medico. Allora, io vedo che è strutturata così. Uno segue le lezioni, se deve o se vuole... Così si prepara l'esame, dà l'esame. Una volta che fortuna o bravura lo passa, questa materia viene presa e buttata nel cesso, tirando la cordina. Tiri la cordina, fai il rumore della corda? Della corda, ho detto. Cord. Perfetto. Perfetto. Fai il rumore del sciacquone? Sciacquone. Perfetto. Bello. Quindi uno si ritrova dopo 3/5 anni... E dovrebbe saperla quella memoria, però di quella esatto. Quindi io lo strutturerei in maniera un po' diversa. Cioè, tipo, anche esamone finale. So che poi in Italia va a finire sempre in pappe ciccia, come l'esame, diciamo, del diploma. Ma grazie a Dio, forse anche però. Quindi, cioè, nel senso, quindi non lo so. C'è qualche idea che circola in ambienti universitari su come andrebbe fatta questa cosa dell'università, questi esami? Ma parlando della mia facoltà, sicuramente sarebbe da adottare un metodo che è già stato adottato per, ad esempio, francese, lingua francese. Oui. Cioè, struttura, no, ma però Jean-Pierre Papin, non penso, secondo me, più tanto della linea. Tutti in bagno a mangiarsi. No, ma intanto sono andato spinto da 10 minuti. Sì, perché magari ce l'hanno mai. No, dico, ci sono vari compitini per le varie parti dell'esame, in modo da poi ripassare il tutto per l'esame finale, l'esame finale, quello che dice Mike, buongiorno, per intenderci. Esatto. Mi scusi, signor maestro, posso andare al gabinetto? No! Ci sei già andato 10 minuti fa. Ma io vorrei girarmi una viola. Poi diventi cieco. No, non si dice. Ok, non si fa. Soprattutto no, devi andare in bagno. Tu ripano? Va bene, ok. Grazie. Primo. Comunque. Quindi tu... No, te stavo per questo. Esatto, quindi tu lo faresti in questo modo. Esatto. Anche per le altre lingue, le altre materie. Ok, va bene. Io smetto di fare questo. Con il contro. Sì. Perché c'è pure un contro. È natura come tutte le cose. Oddio. Ah, sì, di essere sempre sotto pressione. C'è un contro? Tra un po' ti dai fuoco, vabbè. Sì, mi bruci i capelli. Stati tu. Di essere sempre troppo, quindi peserebbe troppo per lo studente. La pressione psicologica. Esatto. Poi, da notare il fatto che ci sono persone che si fumano 20 sigarette prima di dare l'esame, non farò nomi, naturalmente, figuriamoci tutto l'anno. Esatto. Quindi io so anche, chiamiamo un discorso perché non prende nessuno questa cosa infatti. Qua. Andiamo su qualcosa di più commestibile. Vai. Noi sappiamo che sei un amante un po' dei libri, no? Come hai detto te, ti piace leggere, quindi ne leggi mediamente in un anno tra Riffa e Raffa, ne leggi? 10 per gli esami. 10 tranquilli, quindi... Letteratura, abbiamo intitolato questo sesto punto, letteratura, e andiamo a sfociare in quello che è il fenomeno il delta del Po. Il delta del Po del codice da Vinci. Codice da Vinci, non codice da Vinci. Quindi. Non ci avevo pensato. Tu non hai ancora letto il libro, ce l'hai confessato prima. Sì, no. Ce l'hai confessato prima. Ma non ci hai... penso neanche. E non hai nemmeno visto il film. Bene, quindi perché parliamo di questa cosa qua? Direte no. Perché è un fenomeno del momento. Perché è il fenomeno, prima di tutto, tu... Collo, mi stai... cioè, si sta spegnendo sto ragazzo. Sta spegnendo, ma adesso lo facciamo riprendere. Ora, che volevo sapere io, soprattutto... che parlavate del protagonista del film, cioè io. Fai la parte di Gesù? Ah, ok, No, di Leonardo. Bene, no, quello che volevo sapere io prima di tutto... abbiamo assistito in tutte le trasmissioni al dibattito centrale. La Maddalena, secondo te, è ritratta nel dipinto di Leonardo intitolato L'ultima cena? È la Madonna, è la Maddalena quella alla destra del Gesù Cristo?
Che domanda la Madonna sta qua. No, in effetti non, se ci fosse motivato da delle fonti certe potrebbe essere. Allora, visto che Leonardo è morto, lui ci ha lasciato questo dipinto. Tu lo guardi, io l'ho guardato. Ma scusa, tu l'hai mai visto la Maddalena? Magari dopo qualche... Magari sì. Sì, mi si è presentata anche lei un paio di volte. Cioè, quando con la peperonata la sera non è che cioè, vado molto d'accordo, quindi di notte mi ha... ce l'ho. Ah, Madonna. Così, comunque, no. Cozze, però sì. Diciamo che nell'iconografia generale, quella standard, Giovanni è comunque sempre effeminato, diciamo che ha i lineamenti, è il più giovane, senza barba, però anche cioè, la catenina, senza barba, cioè, ha una catenina, nelle, diciamo che è un po' di... Sì, in effetti, un po' la Costantino, diciamo. Esatto, poi c'è anche, è un po' la Costantino, esatto, cioè, bravo. Non si sa da che parte sta. Anche un po', io. No, il ciuccio banane, dai, il ciuccio banane, bene, quindi c'è un po' questa cosa qua, diciamo che... Allora, è un racconto di fantasia comunque, certo. È come andare a cercare gli elfi e dire no, ma gli elfi non esistono nel Signore degli Anelli. Grazie. Perché è comunque di fantasia, anche qua si stanno prendendo delle cose della realtà, come anche negli X-Men, nel senso, ma cioè infatti, che gli X-Men volano, però sono delle persone. Debba essere stato così criticato. Ma soprattutto, se invece di Gesù Cristo si fosse parlato di Allah, Dan Brown... Si potrebbe godere tutti i soldi che ha fatto dal libro e dal film? No, o sarebbe come i versetti satanici del mio amico che è andato a miglior vita. Non è ancora morto, però. No, però sarebbe la Trica Balache. Però ha dei problemi, quindi... Probabilmente l'avrebbero tolto di mezzo. Si capisce subito la differenza tra una religione abbastanza permissiva. Sì, nonostante... Nonostante, sì, nonostante passato, ruini, nonostante ruini. Nonostante ruini. Così, esatto. E io ti dico che no, vabbè. No, quello non era ruini. Lo so, quello è molto... Tonini. Tonini. Scusa. No, mi veniva in mente... Non mi inviterete mai più, lo so. Io lo so che adesso lui si sente piccolo, piccolo. No, mi veniva in mente l'imitazione invece di Paolo e Luca. Io godo. E io godo, vabbè. Giovane. Vabbè, toghissimo. Troppo togo. Adesso io non mi sento più... No, amore. Rispettato. Intanto qui scappano delle parole. No, io non so. Dai. No, ma cosa tagliamo? Ma perché? Comunque, io non mi sento... Dicevo, buono. Ascoltatemi. Io dicevo... Sì, che è una roba pazzesca. Ha rappresentato. Quindi io fino a qua vi ci ho portato. Ora tocca... No! Sì, sì, sì. Beh, a te l'argomento lasci a me il compito? Vai. Sì. Me lo lasci a me. Compitino. Allora, è dato di fatto, sarà che siamo in campagna elettorale. Sì. Bah, sì. Sarà che solo a che fare con i comuni, ci sono tutti questi sotterfugi, questi remesti, sì. Poi io dico la mia, perché... Un po' rusteghi, questi remesti. Sì, sì, sì. Ti hai scritto il telefono ultimamente? No, meno, molto meno. Chiama più Mozzi. No. Anche perché dopo quello che hanno detto oggi, anche Mastella lì ce la prende in quel posto. Però qui ci manca qualcosa. Nel frattempo, amore. Noi sembriamo schizzati, ma li siamo anche. No, ma io spero che schizza, cosa vuoi che sia? Bella questa. Veramente. Abbiamo un appello da fare. Sì. Facciamo questo appello. Esatto. La trasmissione, uno dei punti fondamentali di una trasmissione di una rete televisiva locale. L'emittente nostra. Ce n'è solo una, quindi sì, che cacchio. Cosiddetta RTA, per chi non lo sapesse. Bene, ci ha dato spunti per trasmissione e trasmissione. Svariati argomenti. Cioè, Vox Populi, amici. Ridateci Vox Populi. Perché non si può fare? Perché basta fare una domanda che non c'entra niente con la politica, con... Basta dire... Ritieni che gli inverni, che gli estati saranno sempre più caldi? Sì e no, basta, la fai e non c'è... Interessante. Così, poi salterà fuori sempre che è la politica e il portatore nano di sfiga che porta il bel tempo. Però, cioè, questo qua è di grillo. Però, esempio, altra domanda così. Sì. Ritenete forse voi... possibile che io e lui fondiamo il cosiddetto partito che abbiamo già annunciato tempo fa, che sarebbe Rivalorizzazione della Patata? Bedognese o generale? No, quella nostrana. Nostrana, la roba del cavolo, quella che gira. C'era anche una festa della patata genovese. La patata nera genovese. Sì, ma lì è l'import. L'import. Nera è l'import. Come direbbe Luca, Cordiero.
bisogna export, bisogna export fuori. Quindi dalle balle. Produrre la materia prima e fuori, e poi fuori. Esportare tanta fuori. Patata. Gnagna. Tu beh, che sei portatrice sana di gnagna. Tu che ti porti dietro, che non abbiamo fatto niente. Che ti porta dietro la patata. Attenzione, cosa ne pensi? Cosa ne pensi della patata? Cosa ne pensi? Non c'è la domanda, cosa ne pensi? Bene, saluto bene. A tutti. Bene, saluto. Ciao mamma. Ciao. Mamma, papà e tutti quelli che ci conoscono. Saluto come... il gatto di Morelli sempre. Come saluto il gatto. come avete potuto capire, cari ascoltatori, la puntata volge al termine. Salutiamo le nostre famiglie e le vostre famiglie, soprattutto vostre. E ridateci famiglie. Vox Populi. Ridateci Vox Populi. È una roba pazzesca. Radio Maria. Oh, Marco, ciao, benvenuto a questa trasmissione. Dimmi, cosa vorresti fare? E io veramente vorrei recitare il Santo Rosario. Oh, ma bravo Marco. Vai, inizia pure con recitare il Santo Rosario. Lo dedico a una persona a te cara. Lo dedico a mia nonna che è morta stanotte. Ah, di notte. Il fatto fu di notte. Sì, bravo, ah, direbbe qualche tu. Beh, bellissimo. Io Radio Maria l'ascolto sempre. Cioè il citofono del vicino. Se sento tutto. Esatto. La sa a memoria, eh. Così. Ma io mi stavo dimenticando una cosa. Ritiro un po' sul morale di questa puntata. Sì, ritiro. Perché ritiro. Prima di finire dobbiamo svelarvi. Sì, prima dei saluti e baci. E questa è paura tua. Che credevi di cavartela? Ciulla. È paura tua. Abbiamo il momento, amici. Del trick e balacche. Ma cosa dico, amici? Amici. .com. Vi dobbiamo svelare i segreti. Del trick e balacche. Di una perfetta battaglia navale. Ah, perché? Allora, antefatto. Where is the battle? Vai. Antefatto, una sera una mi volta. Trovo a giocare a Battaglia Navale, un gioco che ormai è sorpassato da computer, palmari, telefoni cellulari, satellitari, collegamenti vari. Attentati. Mi trovo a giocare su un foglio, neanche nemmeno a quadretti, ma un foglio bianco, quindi mi devo ricreare lo schema della Battaglia Navale 10x10. 10x10. Ti do una coltellata adesso, te lo giuro, in diretta. E poi dico che sei morto dal freddo, soprattutto. Sì, io me la passavo curta l'aula e le crepavo da un freddo. Quindi, dicevo, mi trovo a giocare. Le come curte, poi pinto a testa e mi spacchi la gamba. Esatto, benissimo. No, quella del dico che è morto dal freddo era un'altra battuta. Ah, c'era anche, vabbè. Comunque, mi ritrovo a giocare. Dicevo, amici, ascoltate. Voi you ascoltate. Fissate l'ascolto su questa voce. Voi non ascoltate tutto il resto, solo me. Only solo this me. Voice. Ecco, quello che ha detto lui. Sì, traduci? Bravissimo. Che mancherebbe, sono fatta la mia lingua inglese. Bene. Voglio dire. Bene. Mi ritrovo a giocare con il mio antagonista. A metà del gioco, colpendo una sua nave di quelle lunghe, diciamo l'incrociatore, quello bello lungo, quello da 4, no, per intendersi. Così faccio un colpo fortunato, lo prendo, poi ne faccio un altro un po' sfigato. E dove lo prendi? Che non lo piglio, che quello sfigato non lo piglio, no? Allora, beh, la formazione di questa nave presto era chiara, diciamo, a quel punto del gioco. Quindi sparo la seconda. Tranquillo che fosse colpita, tranquillo, mi sento dire acqua. Ora abbiamo qui la massima water esperta, place. Valtarese, di Battaglia Navale. Aiuto! Che ci spiega come è possibile realizzare uno schema, il maximum schema della Battaglia Navale. È la Neuro? Quindi chiarisci. Che l'è? Ora, voi non potete vedere il grafico che intanto lei ha realizzato sulla nostra lavagna luminosa. Però dopo ci penso a mostrarlo. Esatto, anni. Dopo lo mostrerai un po' esatto. Con la roba! Esatto. Quindi, spiegaci come possono essere messe le navi in battaglia navale. La so. Soprattutto, schema 10x10, di solito quante navi metti? Dunque. Sì. 4x2. Sì. Dico 4 da 2. 4 da 2. Vai pure. Aggiorna la prima. 4 da 2. 3 da 3, che così non ti sbagli. 3 da 3. E 2 da 4. Buona che la terza. Però siccome quelli da 4 sono incrociatori, perché farli o in orizzontale o in verticale? È qui il trucco, ragazzi. Segnatevelo. Okay. Abbiamo scoperto in una partita che l'incrociatore da 4, ma anche quello da 3. Sì, esatto. Anche quello da 3. Però quello da 4 rende di più. Rende di più, esatto, sì. Più bello. Cioè, sparare all'incrociatore da 4 è come centrare il Washington con una caccola. Esatto, esattamente. Esatto. Può avere forma irregolare. Cioè esatto. Può essere verticale, orizzontale,
Ma guardate bene, regola fondamentale. Regola fondamentale, non può essere in obliquo, cosa che ho scoperto. Ha promesso, non presente esempio dal Titanic. Che... Esatto. Ma soprattutto puoi avere forma irregolare, tipo può essere ad S, amici. Cioè il primo incrociatore ad S, tipo porta aerei dove tu devi atterrare. L'ho brevettato, eh. Chicane. Così. Esatto, dare le prime inchiodata, poi fare la chicane dentro alla porta aerea e fermarti alla fine. Bellissimo. Ma sai che spasso? Ah, mi sono divertito da lì, quella parte da lì è stata bellissima. Cioè, ti incastri in mezzo allo scoglio, ci fai proprio intorno un giro. Sì, 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 no, ma un groviglio di elementi fandorini. Esatto. Quindi, amici, ci si attacca alle cozze con questo. Vi vogliamo dire che il trucco, il vero trucco per non essere colpiti e uccisi subito è mettere le navi a delle, cioè fare un angolo della nave, cioè può essere 2 per 1, ad esempio quella da 3 o 2 per 2, ma esatto, anche poi forme irregolari, cioè tipo 2 2, proprio cose belle. Esatto. Belle. Questo no, è poi abbiamo il famoso Vittoria incrociatore garantito. A T. L'incrociatore a T, perché il su in giù a destra a sinistra. Bellissimo. Queste sono le sciccherie. No, infatti. Con però... questo possiamo anche concludere. Sì, no, mi sembra anche doveroso. Vuole doveroso salutare, poi andiamo nei saluti, noi dobbiamo annunciare un'altra cosa. Passiamo a parlare, sì, del ragazzo, sì, che mi è un, sì, po' fuori. Beh, eh, no, infatti Golo qua mi si sta spegnendo. Ma perché io ultimamente ho avuto dei disguidi, gonfio di passaggi esteri. Intestino? No. Pigro? No. Tenue? No. Grasso? No. L'abbiamo detto tutte dopo, Che si fa? E qui vi lascio sul dubbio, ve lo dico alla prossima. Salutiamo. Intestino. No, dai, prima di salutare, sì, anche comunque ringraziando la fanciulla qui presente. Ciulla, ciulla, ciulla. Stavolta ero più attento. Vedi, vedi il ragazzo che non manca un colpo. Intanto che ringraziamo la fanciulla, che spero abbia gradito, sì, sì, la, no, manica, no, di pazzi. Sembrava di essere al bar. Soprattutto tornerai. Ritornerò. Io? Sì. Siete sicuri di volerlo? Ma non lo so. Alla prossima, no, fa sempre piacere. Basta che sia zitta. No, 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 beh, allora. No, la patatina deve essere attiva e vitale. No, esatto. Oh. Questo tubero intanto... No, intanto le veneziane stanno a partire qua. Sì, che c'è problema. Esatto. Se vanno in crociera queste veneziane. Tornano in sull'incrociatore a T, mi raccomando. Incrociatore a T. E si perdono in laguna, tra l'altro. Sì, col moso. Ah, sì, il canale. Okay. Ti piace il canale? Qua la gente ha già cambiato. Voglio, no, è riferita alla battaglia navale. Su, sono dai, sicuro che la bravi gente ha cambiato canale. Sì, sì. Sì, sì, sì. Canale... di su, grande. 5. Basta. Bello. No. Ti stai prendendo un po' troppo spazio, a tenere di conto? Adesso, ora che hai finito, vabbè, ti abbiamo fatto le domande, l'incrociatore ti l'hai detto, e ora, ecco, spostati indietro, bene. Fai fare a chiedere al mestiere, eh. Pronto, qui è la Neuro? Sì, vorrei ordinare due pizze, grazie. Benissimo. Allora, dopo le pizze e le patate, e sì, la patata con la pizza con la patata. Sì, ma soprattutto pizze fichi. Sì. Come nel famoso fichi slogan, adesso, più ficarra e meno picone. Esatto. Ciao ragazzi di Strisce. Cosa la facciamo? Annunciamo il nome del prossimo ospite o diciamo che abbiamo solo l'ospite? Siamo soltanto, forse magari, che questo è il preludio al peggio. Non so. Diciamo soltanto di cosa si occupa, dai. Lasciamo un po' di dubbio agli amici. Vabbè, l'ospite in questione si occupa di musica, sound. Esatto, fa il DJ. Tendenze nei locali notturni. Fa il DJ. E non è di tutto un po'. Ragazzi, allora, com'è andata? Avete visto la prima puntata? Toppignolo non vi abbandona mai, bravi, bravi. Se avete visto oggi, vi ha portato la gnagna, bene, bene. La passera? Cioè, non è esattamente il Toppignolo, è il Gollignolo. Esatto. È proprio un DJ di professione da 8-9 anni, no, all'incirca. Aperol. Sì, sì, fai pubblicità. Sì, tanto perché ha la pila. Ci portano, sì, Belin. Mi sappige, Belin. Volevo giusto una... No, scherzavo. Dica. Bisogna di qualcosa. Macchina? Macchina, no. Siamo a posto come macchine? Sì, comprate BMW, ragazzi. Ma se ci sono quelle sessantina di macchine, come... Ah, Ferrari, beh, giustamente. Sì, telefono all'Apo dopo, facciamo. Sì, l'Apo. L'Apo. Detto malo. Roba? Problemi? Sì, di naso. No, prova, no, dice, no, avrei, no, detto... di naso. Naso. Perfetto, andiamo avanti. Sto raffreddore. Che c'ho un... No, allergia. Ci vuole fiuto anche, tra l'altro, per questi discorsi. Beh, e che fiuto. Sempre. Vabbè, lasciamo così senza dire il nome? Sì. E lo svegliamo martedì prossimo. Dice della zona, salutiamo sempre la nostra solita maniera. Vuoi fare prima dei saluti che dopo... Beh, io devo salutare doverosamente il gatto di Morelli sempre. Sì, ok. E saluto tutti quelli che mi conoscono. Bene, noi alla solita vi auguriamo un buon proseguimento, sempre sui nostri canali. Buonanotte anche, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, se è notte. A martedì prossimo. Va bene. Chi lo sa.
Ciao ragazzi, puntata numero 16. 16, alla prossima. Arrivederci! Ciao 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 ciao! Che bellezza!